Salve, oggi voglio mostrarvi lo schema di uno scialle che ho utilizzato per creare questo accessorio con il filato Adriafil. Il filato è filo bello ed è un misto lana, molto semplice da lavorare, molto morbido al tatto. È uno scialle semplicissimo da fare. Come quelli che vado cercando io di solito. La particolarità dello scialle sta soprattutto nei bordi laterali che sono più lavorati, formati da maglie alte, mentre la parte centrale è tutta una rete a catenelle. Poi ecco, io l'ho decorato con queste perle di vetro e con la nappina sulla punta, logicamente. Come non mi stancherò mai di dire, la particolarità di una lavorazione, anche se semplice, è data dalla fantasia con cui voi riuscite a renderlo unico. Ora vi mostro come si lavora questo scialle. Allora, questo è lo schema che poi troverete sul blog Lo Spazio di Lilla nella pagina dei tutorial, li facciamo insieme. Quindi non dovrete far altro che scaricarlo e stamparlo per averlo a portata di mano durante la lavorazione, magari durante i primi passi perché poi sarà molto semplice da ricordare. Allora, partiamo con l'anellino magico, anche se sullo schema l'inizio è dato dalle catenelle, da 4 catenelle. E dai punti alti, dalle maglie alte che vengono lavorati nella prima catenella creata. Io preferisco fare l'anellino perché poi, una volta che si tira, la punta viene un pochettino più precisa. Quindi, ritornando allo schema, vi faccio notare che i punti da utilizzare sono pochissimi, quindi le catenelle, le maglie alte e la maglia bassa. Dunque, iniziamo. Nell'anellino magico lavoriamo 3 catenelle. Dunque, il filato che sto usando è un filato molto grande, l'ho preso apposta di questa dimensione così che possiamo vedere meglio i punti che vengono lavorati. Vabbè. 3 catenelle, una maglia alta. Una catenella, due maglie alte, una e due. Ricordo che le 3 catenelle iniziali sostituiscono la prima maglia alta. Tiriamo. Ed abbiamo la puntina che già si è formata. Ora, prima di voltare il lavoro, facciamo 3 catenelle. Una, due e tre. Voltiamo. In questo spazio, nello spazio tra le due maglie alte del giro precedente, lavoriamo il gruppo di 4 maglie alte divise tra loro dalla catenella, quindi una maglia alta, la seconda maglia alta, dividiamo con la catenella e facciamo le altre 2 maglie alte. Una, due e due. Ecco qua. Ora nello spazio precedente creato dalla catenella lavoriamo la maglia bassa. Ecco qua. Ritorniamo a fare il gruppo di 4 maglie alte in questo spazio tra le 3 catenelle che formavano la prima maglia alta,
l'inizio giro precedente e la maglia alta. Quindi in questo spazio facciamo il secondo gruppo laterale. Una maglia alta, due, catenella, due maglie alte, sempre nello stesso spazio. Uno e due. Eccoci qua. Questo è il secondo, diciamo, secondo giro. Ora ripetiamo. 1, 2, 3 catenelle. Voltiamo e in questo spazio, nel primo spazio che abbiamo, lavoriamo il gruppo di 4 maglie alte più una catenella centrale. 1, 2, catenella. Due maglie alte, uno e due. A questo punto facciamo la maglia bassa in questo spazio, che è lo spazio creato dalla catenella nel gruppo precedente. Quindi subito la maglia bassa. Ora iniziamo con la lavorazione a rete. Quindi facciamo 5 catenelle, una, due, tre, quattro e cinque. E la fermiamo. Fermiamo queste 5 catenelle nello spazio del gruppo di maglie precedenti, nello spazio formato dalla catenella, con una maglia bassa. Ora facciamo l'ultimo gruppo laterale nello spazio tra le due maglie basse, tra le due maglie alte, scusate. Quindi ritorniamo a fare due maglie alte, una catenella e due maglie alte. Ecco qua. Ora 3 catenelle, voltiamo. Torniamo a fare in questo spazio quello che troviamo subito, il gruppo di maglie. 1, 2, una catenella e altre due maglie alte. Una e due. Subito dopo facciamo la maglia bassa nello spazio della catenella precedente. Una maglia bassa. A questo punto la rete incomincia ad ingrandirsi, quindi mentre prima ne avevamo una soltanto centrale, adesso ne faremo due. Quindi facciamo subito 5 catenelle, 3, 4, 5 e la fermiamo al centro della catenella precedente con una maglia bassa. Ecco qua. Di nuovo 5 catenelle, 3, 4 e 5 e la fermiamo al centro del gruppo di maglie con la maglia bassa. Adesso tra le due maglie alte precedenti lavoriamo un nuovo gruppo di maglie. 1,
2 catenella, 3 e 4. Vedete che inizia ad allargarsi il motivo. Ora vi faccio vedere l'ultimo giro perché da questo momento in poi l'unica differenza che avrete sarà l'aumentare della parte centrale a rete, fermo restando la lavorazione ai lati, ai bordi. Allargandosi questi, praticamente abbiamo più spazio per le catenelle centrali che formano la rete. Faccio vedere l'ultimo giro. Allora, facciamo sempre le 3 catenelle e poi voltiamo il lavoro. Ora, gruppo di 4 maglie alte, 1, 2, catenella, 1, 2. Fermiamo con una maglia bassa e iniziamo la rete. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle che fermeremo al centro dell'archetto precedente con una maglia bassa. 1, 2, 3, 4 e 5 che fermeremo al centro di quest'altro archetto e facciamo la terza serie di catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5 che fermeremo al centro del gruppo di maglie dove abbiamo la catenella lavorata che divide le 4 maglie alte tra di loro. A questo punto torniamo a fare il gruppo di maglie del bordo. 1, 2, 2, catenella, 1 e 2. Questa è la sequenza che dovete continuare a ripetere fino a quando non avrete la lunghezza che preferite, la lunghezza e la larghezza che preferite dello scialle. Ora, quello che voglio farvi notare è che passando da un giro all'altro, praticamente si formano tutti questi anellini laterali, sia da un lato che dall'altro. Vedete? Allora potrete utilizzare, una volta finito lo scialle, questi anellini o per agganciarci delle bellissime frange, oppure per attaccarvi nella lavorazione di un ulteriore bordo più lavorato. Oppure, come ho fatto io, li ho utilizzati come fermo per aggiungere un filo con delle perle di vetro all'interno. Ecco, questo dopo sta alla vostra fantasia. Ecco qua, allora anche per questa volta ho terminato e come vi dico di solito ci vedremo presto con un modello di scialle facile che potrà essere sia all'uncinetto che ai ferri. Buon lavoro e saluti da Lilla, arrivederci.